150 produttori e 2.800 buyer di 38 paesi si sono dati appuntamento a Bologna dal 24 al 27 aprile per Pasta Trend, la prima manifestazione fieristica interamente dedicata alla filiera della pasta. Convegni, congressi, corsi di aggiornamento, spettacoli e gare di cucina. La direzione artistica di Marisa Laurito ha mirato a coinvolgere il pubblico con una lunga serie di appuntamenti che hanno animato la 4 giorni bolognese dedicata alla regina delle tavole italiane. Caro Leonardo, lo vedo bene, lo vedo giocondo, capisci? Perché c'hai la pasta in mano. È buona la pasta. Marisa, Marisa! Cara Marisa, toglici tutto, ma non la pasta. Ah, guarda, lo dicevo addirittura quando facevo una famosa pubblicità. Tutto, ma basta che la sera mi posso mangiare un piatto di pasta. Leonardo da Vinci, e potete andare a controllare, lavorava nei ristoranti, ha inventato macchine per la pasta di cui non si sa nulla. È uno scoop, era cameriere. Era uno scoop, faceva il cameriere. Grazie Maria. Comunque la pasta è buona. È buona. In tutte le sue coniugazioni. Posso dire buona. È buona. La pasta. È buona. Pasta. Pasta e non solo, qui siamo in Sicilia e guardate che ben di Dio che c'è qui, anche perché la pasta si sposa un po' con tutto, vero Dino? Sì, con tutto, si sposa con i formaggi, dalle provole al canestrato, come hai detto tu, il caciocavallo, il pecorino. Questa pasta, diciamo, con tutti, lega con tutti, fa simpatia. Per esempio, questa è una pasta molto tipica. Sì, questo è un formato siciliano, sono gli anelletti. E questo si sposa con i formaggi, si sposa con la carne, col tritato. Siccome io non ne capisco niente, questo qui, non so, vado a provarci, Ce la fai, ci vediamo tra ce un po', fai. Ce la faccio. Buona. Okay, cioè one. Praticamente che cosa stiamo facendo qui? Questo è il... stiamo facendo un piatto di pasta innanzitutto perché siamo a Pasta Trend, non potevamo fare le bistecche, giusto? È vero. Abbiamo avuto una bella pensata, vero. Giusto? Cucina Clandestina è un format show cooking radio, è un programma radiofonico che va sul web, che benissimo. Parla di musica, poesia, cibo e letteratura, unisce autori, tutto quanto. E di autori, perché bisogna essere un po' autori. Assolutamente, noi per esempio faremo un omaggio a Dante, per Pasta al Dante, sapendo che qui a Bologna Carmelo Bene ne fece una bellissima lettura, come esatto. Tu sai, negli anni '80. Allora cari clandestini, è tempo di partire. Partiamo. Noi siamo pronti con l'app, quindi si parte col Pasta Mobile e con il nostro app noi gireremo tutta l'Italia per portare la pasta in tutte le piazze d'Italia. Cari amici di Sapori d'Autore, per oggi è tutto, io prenderò adesso il pullman e ritorno a casa. Mi scusi, signor Marcello, vero? Ecco, io vorrei un biglietto per il pullman. Quale biglietto? Lei qui non può comprare un biglietto, lei deve solo degustare un ottimo piatto di pasta. Ah, ecco perché, è la pasta del pomodoro poi. La pasta con il pomodoro di alta qualità. Perché la mia ricetta va degustata, va assaggiata. Essendo un prodotto di alta qualità italiano, lo posiziono in tutti gli ipermercati partner per far degustare la nostra ricetta. Non voglio che il nostro consumatore compri a scatola chiusa, compri attraverso un messaggio che gli possa trasferire un'etichetta. Gli facciamo degustare la pasta, gli facciamo vedere il processo di lavorazione e poi dopo, se lui vuole comprare, compra il nostro prodotto. De gustibus non disputandum est, è vero come dicevano gli antichi latini. Prendiamo posto dentro al nostro pullman, caro Marcello. Prego.